visto? E questa è la stessa città vista dall'altro lato. Io pensavo di essere originale, invece a quanto pare siamo in tantissimi che abbiamo deciso questo weekend lungo di venire qua in vacanza. Dovrebbe essere a fuoco. È uscito il bel tempo, invece del solito cielo grigiastro, così è tutta un'altra storia, ragazzi. Bello fresco, c'è un filo di venticello, magari lo sentite, ma di massima col cielo azzurro qui cambia tutto. È in momenti come questo che vorrei avere dietro il mio costume da Jack Sparrow solo per fare un selfie con le barche che vedete lì dietro, che cavolo. Cioè, ciascuna di esse trasporta dai 6 ai 10 barili di vino, che figata, cioè questa è una delle immagini più caratteristiche che potevo trovare. E quindi riprendiamole meglio. Che figata, non capisco se sono vere o se ormai sono un'attrazione turistica, comunque boh. E qui siamo dal lato dei vini, quindi c'è tutta una serie di banderuole, una per ogni marca, e ne ho contate una quarantina. Siamo a tutti i porti del mondo, cioè io ne conosco tre: il Downey, il Sandeman, l'Hoffman, ma sarei curioso di sentire i gusti e i sapori e le qualità di tutti gli altri. So che non posso prendere 40 vini. Ok, ho deciso cosa mangiare. Mentre aspetto che finisca di cuocere il chorizo flambé che mi sta facendo lì fuori, proprio che prende la fiamma. Vediamo, eccolo lì. Si vede? Vedete che mi va a fuoco la... Opla! Perfetta! Video! E allora, qui c'è l'assaggino dei 5 porti e quindi, partendo dal più brutto, mi ha messo il voto, no? Dal 5, 4, 3, 2, 1, adesso non mi ricordo più qual è l'ordine, comunque mi ricordo che quello ambrato, che combinazione è anche la mia birra preferita, dovrebbe essere il migliore. Quindi adesso ci proviamo. È divertente vivere così, ragazzi. Comunque, simpatiche, penso che siano brasiliane le padrone del locale. Con questa offerta 5x1 più chorizo arrosto. Non dico che sono stanco, perché per chi non si fida è più divertente comunque andare in vacanza e passeggiare che lavorare. Quindi io starei sempre così. Purtroppo non si può. Dopo aver fatto la pausa con i 5 porti di Porto, vale a dire l'assaggino, dimmi te. 5 euro, 5 assaggi di porti, tra cui anche gusti molto molto buoni, tipo lagrima al primo posto per la barista, secondo per me, adesso non mi ricordo qual era il primo, per me comunque quello non ambrato ma quello rosso chiaro, insomma dry, extra dry, ma spettacolari, insomma qui lo adoperano come vino da pasteggio, mentre per noi è una cosa dedicata ai brindisi, ai dolci, perché si sa, insomma, mangiare la salsiccia arrosto, cioè il mitico chorizo asado, cioè salsiccia arrostita insieme al porto extra dolce, è una cosa un po' così strana, buona, però comunque non lo rifarei. Almeno una volta nella vita ci va di fare queste stranezze. Scusate il vento, questo dovrebbe essere il punto più alto di Porto, quartiere Gaia, in cima alla collina. Infatti sarebbe la bella vista, qui vedete il cannone, siamo più alti della gru di costruzione. E vedete che spettacolo di vista, eh? Questa ve la regalo, perché comunque anche con tutti i detrattori che mi dicono che sono un imbecille che perde tempo, io intanto mi faccio le vacanze ma voglio condividerle. E prima ero laggiù in fondo, poi ho fatto un giro, sono salito di qua. C'è un gruppo di ragazzi col mantello che sembrano tipo una fratellanza o confraternita di Harry Potter e Company. È uno spettacolo, ragazzi, veniteci in vacanza fin qua, perché credo che se parlano di un posto unico al mondo si riferiscano anche a questo. E se devo passare la vecchiaia in un posto, spero di passarla qui. Gostave? Sono ancora un po' legnoso nel portoghese, fondamentalmente non capisco niente, parlano così veloce e il problema è che in questa città ci sono vari portoghesi ma è anche pieno di brasiliani e non parlano uguale, perché è come se fossero due sottolingue, no? Cioè due dialetti molto diversi, quindi venite a Porto anche voi.
Ci riuscite? È bello, poi questa è la città nuova, dal lato, l'altro lato del fiume, non quello storico. Ho fatto un giro prima, non ho filmato niente, però comunque è un posto molto normale. Credo che sia l'area urbana, cioè come tutte le parti nuove della città, è particolarmente vivibile per chi ci abita, no? Non è tanto turistico, infatti turisti pochi, tanti abitanti del luogo e insomma prezzi ancora più bassi. Consiglia! Monastero de Serra do Pilar. Non ho tutta sta voglia di fare il mega tour delle Clarisse locali, quindi mi accontento di vederlo da fuori e vi faccio la panoramica gigante dell'altra metà del Rio Duro, che costeggia, o meglio taglia a metà Porto Vecchio da Porto Nuovo, e poi andiamo giù e ci facciamo il giro sul ponte, il mitico Don Luigi, che ormai è diventato un amico di famiglia. E ancora una bella ripresa dall'alto, questa volta dal ponte. Prima ero lì sopra e adesso sono qua sopra. Tac, e adesso ritorniamo di là, attraversiamo di nuovo il Duro. Mentre ho questo momento di relax al parco, ve lo devo dire, avete presente quel gruppo di tizi con i mantelli neri che avevo scambiato per un gruppo di potteriani o di aspiranti maghi? Bene, in realtà sono passati adesso qua davanti muniti di strumenti musicali di tutti i tipi, quindi deduco che o sono un gruppo di musicisti seri o sono una banda musicale in costume da lavoro. Quindi ho ciccato alla grande. Ok che la musica è magica, ma la magia non è musica. Troviamo dentro l'Allello Library, meglio conosciuta come la libreria che ha ispirato la scrittrice di Harry Potter, K.K. Rowling. Almeno lei dice di no, o meglio non conferma, però come potete vedere dall'architettura estremamente baroccheggianti, anche se si tratta di un edificio neogotico costruito nel 1890-910, è particolare per la struttura ritorta. Più barocco di così, direi che forse Berrini poteva farcela, ma è comunque un ottimo. È bella, però nei servizi TV sembra molto più grande. Ovviamente una libreria, cioè, adesso è difficile da inquadrare nel modo giusto, però quella scala non a chiocciola fa ben tre volute e poi si entra così. Ragazzi, scattare una foto a questa scala è veramente complesso. Allora facciamo un video che è una scala, un'immagine sola non rende. Prego. Ciao. Le persone vengono a visitarla per come è fatta, però fondamentalmente è una libreria. Si tratta di una struttura commerciale, ad ogni modo ragazzi, basta spendere 5 euro di ingresso, vi danno un voucher dove se comprate un libro poi ve lo restituiscono. Molto bello. Adesso cercherò di comprare un libro. Il neurone ce l'ha fatta. Avete presente i flash mob? Ora, non so se è la stessa cosa, però sono le 4 di venerdì pomeriggio e l'androne della stazione è diventata una sala da ballo. Bello, divertente, eh? Però è strano. Metti che uno deve prendere il treno e c'ha fretta, si deve fare tutte queste piroette in mezzo a quelli che ballano, tutte queste coppie appassionate che piroettano.